Siamo dunque alla pagina sportiva, partiamo dal Corriere dell'Umbria. Grifo caccia il gol perduto per i biancorossi. Niente reti da tre gare, con il Livorno dovrà ritrovarle senza Iemmello. Sul fronte mercato si cerca sempre il difensore, intanto ha firmato il figlio di Gio Barone. Andiamo avanti, dal Corriere siamo al Volley Sir, la Final Four ti aspetta stasera con la Chioene. Perugia vuole conquistare la F4 di Coppa Italia a Bologna. A stirce la squadra premiati dal Rotary Trasimeno Perugia Città di Castello, binomio virtuoso di sport, dicono, e imprenditoria. Andiamo al calcio di Serie C. Ternana, l'occasione è d'oro stasera, recupero della prima giornata con il Rieti, ultimo in classifica, giocano a viso aperto. L'appuntamento è alle 20:45. Swagger, Ferrante tornano titolari, c'è anche Paghera dopo la squalifica. Ancora in Serie C, siamo al Gubbio. In realtà eccoci qua, ci arriviamo. Gubbio al bivio con il Gaucho, domani arriva la Triestina al Barbetti, i numeri di Gautieri danno fiducia ai rossoblu, gli alabardati hanno perso più gare e hanno subito le stesse reti della squadra di patron Notari. Oggi torna la Coppa con le semifinali di andata. Andiamo a parlare ancora di calcio con la Serie D, il Bastia va con Felici e Taifur nel quarto blitz esterno dei biancorossi, oltre alla mano di Orto Lani ci sono le giocate del bomber di Colleferro e del Mediano, applaudito anche dai tifosi del Montevarchi. Volley Serie A femminile, risoluzione consensuale, si dividono le strade di Giulia Pascucci e Bartoccini forti infissi. E poi per il judo a Todi, tante medaglie per il KDK nella prima gara dell'anno. La squadra è di Umbertide. Del Prete, gol pesante, il San Sisto ringrazia il classe 2001, ha firmato la rete decisiva Sansepolcro, dice un'emozione indescrivibile, abbiamo tutto per salvarci. Ancora il Corriere, clean sheet di Pennoni, siamo a Foligno, Pierpaoli conquista il trofeo del presidente. Parliamo di tiro al volo, nel barrage finale il neo gualdese asfalta la concorrenza, vittoria a squadre di Foligno sul Cascata delle Marmore. Questo era il Corriere, andiamo alla Nazione, le sue pagine di sport, e allora le vediamo tra poco con un po' di pazienza. Allora, prima della Nazione andiamo al Messaggero, nell'attesa che la Nazione venga caricata. Grifo viola l'ora della distensione, ufficializzato Barone, è il figlio del DG della Fiorentina, liti addio Corradini a Firenze, sacrificato il migliore elemento della primavera, è arrivata la stangata per Falasco, due turni e diffida dopo le scuse pubbliche e la multa da parte del club. E poi ancora Ternana, assalto a Rieti, mister Gallo vuole assolutamente vincere una partita molto facile sulla carta, in attacco farà riposare vantaggiato a centrocampo, possibile turno di riposo per Damian, mentre in difesa a rimanere in panchina sarà Diakité. I laziali hanno solo 8 punti ma lottano sempre. Da Foligno, l'appetito vi è mangiando, Giannò è ottimista, vincere fa sempre bene, dobbiamo metterci alle spalle questo periodo nero. Intanto per il mercato Brunori, Sandri e Marchi con la Juventus U23 in Serie C. A Spoleto la Ducato tiene testa alta, domenica prestazione ok. A Gubbio Torrente vuole una punta, si avvicina Mokulu. Allora andiamo a vedere le pagine di sport della Nazione con le quali concludiamo questa rassegna stampa. Abbiamo visto che oggi è una giornata in cui si gioca. Allora, Grifo riparte al Curi la corsa verso i playoff, Benzar c'è, Falasco fermato per due giornate. E poi la Ternana, lo leggiamo nella seconda pagina, la Ternana impegnata questo pomeriggio, il nuovo Bandecchi, il presidente tra la gente dice l'obiettivo, intanto siamo salvi, poi vedremo. E poi ancora Gallo verso il turnover stasera alle 20:45, attenti a Rieti, voglio ritmi elevati. La Sir Perugia caccia della Final Four, stasera arriva Padova in Coppa. E poi ancora per il calcio, ma di Serie D, il Foligno si gode il talento di Giannò. E poi sempre per la Nazione, in eccellenza Tiferno, Sante Cecca si dimette, c'è Renzo Tasso, mentre per la Coppa Italia
Italia, oggi le semifinali Branca Pievese, Castello Clitunno. Basket di Serie D tra Viterbo e Cannara finisce 68-88. Bartoccini risolto il contratto con Giulia Pascucci. Bene, questo per la pagina relativa allo sport. Prima di lasciarci per questa giornata, uno sguardo, come facciamo di consueto, alle pagine del meteo. Lo facciamo con la testata della del Messaggero, che propone l'analisi di Perugia Meteo. Lo vediamo tra pochissimo, eccolo qua, questo è il Messaggero, la pagina del meteo in basso. Allora, banchi di nebbia e brinate, così titola il Messaggero. Sereno o poco nuvoloso con estese brinate al mattino nelle pianure e nelle valli. Possibili annuvolamenti durante la giornata. Tendenza a riduzione della visibilità con foschie e banchi di nebbia nella tarda serata. Le temperature minime sono in diminuzione, le massime in lieve aumento, ma solo nelle zone montane. È tutto, grazie per averci seguito, a voi una buona giornata.